Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi parlo di qualcosa che a me personalmente affascina molto, ovvero la fotografia e più nello specifico la fotografia applicata alla topografia. Avrete sicuramente già capito, voglio parlarvi del rilievo topografico con il drone. Negli ultimi anni l'utilizzo del drone è diventato sempre più diffuso. Molti nostri clienti utilizzano questa tecnica perché riduce sostanzialmente i costi e le ore di lavoro da dedicare ad un rilievo. Per farvi capire meglio, una stazione totale misura un singolo punto alla volta, mentre un rilievo topografico con drone consente di ottenere migliaia di punti. Un altro vantaggio è certamente quello di poter raggiungere qualsiasi zona. Quindi pendisco, scesi, zone pericolose, punti inaccessibili non saranno più un problema perché con i relativi permessi il drone può volare quasi ovunque. Ma state ben attenti, utilizzare il drone per il rilievo topografico non sostituisce i metodi tradizionali, ma bensì risulta complementare a questi ultimi. Per cui rimane importantissimo avere un ricevitore performante e versatile da utilizzare in ogni situazione. A tal proposito voglio parlarvi oggi di una nuova iniziativa chiamata Promo 60. Praticamente potete acquistare un ricevitore o uno strumento e dopo 60 giorni decidere se tenerlo o, se per qualsiasi motivo non siete soddisfatti o semplicemente non lo volete più, potrete riconsegnarcelo e otterrete l'intero importo di acquisto indietro. Avete capito bene, l'intero importo di acquisto. Se siete interessati a ricevere maggiori informazioni, trovate i link qua sotto per contattarmi via WhatsApp oppure telefonate direttamente qui in Geoglobex e risponderà il nostro staff. Torniamo ora al nostro rilievo topografico con drone e vediamo insieme quali sono le fasi che coinvolgono questo metodo di rilievo. Prima di tutto bisogna individuare l'area da rilevare. Questo può avvenire mediante un sopralluogo oppure tramite le mappe satellitari. È sempre meglio effettuare la ricognizione direttamente sul campo perché in questo modo vi potete davvero rendere conto di come è formato il territorio, se ci sono impedimenti, mentre da Google Maps non hai esattamente idea delle distanze e della morfologia del territorio. In seguito bisogna pianificare le operazioni di volo, quindi scegliere i punti di decollo e di atterraggio, dove posizionare i marker, ovvero dei target poggiati a terra, di solito sono di cartone e devono essere di almeno 50 cm e questi individuano un chiodo topografico piantato direttamente nel centro. Vengono posizionati nell'area da rilevare per poterli misurare con un ricevitore o una stazione totale per poi unire le foto del drone con le misurazioni. Dopo la fase in campagna passiamo alla fase in ufficio dove avviene l'elaborazione dei dati. Quindi bisogna unire le foto ottenute dal drone con le misurazioni ottenute dagli strumenti topografici. Il risultato di un rilievo fotogrammetrico è una nuvola di punti, ovvero un insieme di punti caratterizzato dalla loro posizione in un sistema di coordinate e da eventuali valori ad essi associati, come possono essere la profondità, l'intensità, il colore, eccetera eccetera. In conclusione, con un semplice drone di qualità acquistabile con poche centinaia di euro, un software topografico completo che gestisca anche le nuvole di punti e i rilievi col drone e infine un ricevitore super performante e magari multicostellazione, potete effettuare anche voi questo tipo di rilievo. A settembre, sperando che le temperature si abbassino, voglio portarvi con me a farvi vedere direttamente in campagna come si esegue questo tipo di rilievo. Ricordatevi che per la promo 60 trovate i link di contatto qua sotto oppure direttamente il numero WhatsApp o il numero di telefono per parlare con il nostro staff e avere tutte le informazioni relative all'iniziativa. Noi invece ci vediamo a un prossimo video. Ciao!